Una Juve corsara vince a Milano contro il Milan per 2-0. Gli episodi hanno sicuramente fatto la differenza. Oggi abbiamo visto un Pipita non in forma e non mi riferisco solamente al rigore sbagliato, da cui poi ovviamente deriva il rosso, ma anche in generale la sua partita. Ha fatto poche sponde, ha aiutato poco la squadra, che comunque è una caratteristica che ha acquisito la Juve, il fatto proprio di sacrificarsi e di mettersi a disposizione della squadra. La Juventus comunque è stata ovviamente avvantaggiata dal fatto che dopo pochi minuti si è trovata sopra, cross dalla sinistra, Mandzukic svetta sopra tutti e sopra anche Ricardo Rodriguez e ovviamente batte Donnarumma. Da qui la partita inevitabilmente è diventata in salita per il Milan ed in discesa per la Juve. Il Milan nel primo tempo non riesce ad attaccare, anche perché la Juve chiude molto bene gli spazi, ma nel secondo la Juve invece cerca di fare un tiki-taka, anche a volte estenuante, e proprio in quel momento il Milan alza il baricentro e cerca di giocare molto sugli esterni. Purtroppo per loro, ovviamente, perché comunque ci sarebbero stati almeno altri 15 minuti di spettacolo, Laxalt sbaglia un rinvio, sbaglia un disimpegno anche da ingenuo. Il pallone finisce sui piedi di Cancelo, che dribbla l'uruguaggio, mette in mezzo Donnarumma, smanaccia e con un falco si avventa sulla respinta a Ronaldo. Sicuramente oggi i campioni hanno fatto la differenza. Higuaín ha sbagliato quel rigore, bellissima parata di Chesney, senza alcun dubbio rigore netto, non capisco onestamente Benatia cosa si lamenti a fare, rigore nettissimo. I milanisti giustamente avevano preparato 90 minuti di fischi per Bonucci, ma Allegri ha deciso di non metterlo in campo e quindi gli ha risparmiato questa tortura, perché sarebbe stata veramente una tortura. Ha messo Benatia, che in settimana si era lamentato parecchio dello scarso minutaggio, ma oggi, ragazzi, non poteva andare così. Quel rigore sarà veramente un'ingenuità, braccio larghissimo. Molti hanno detto anche il braccio di Cole oggi era largo, ma secondo me, ragazzi, il rigore di oggi per la Samp non c'era. Comunque braccio largo, veramente veramente largo da parte di Benatia, e quindi ovviamente Mazzoleni indica il dischetto. Pallone che poi viene deviato da Szczęsny sul palo, e da lì, ragazzi, la partita prende una piega negativa per il Milan, che poi fortunatamente si scuote grazie a Gattuso e ci regala ancora spettacolo nel secondo tempo. Cerca di verticalizzare tanto, ma alla fine non gli riesce. L'impresa più grande, l'impresa del gol, non è che abbia fatto paradoni Szczęsny, però il Milan nel secondo tempo ci ha provato veramente molto di più della Juve, che comunque sarà bravissima e si porterà questi 3 punti a casa. Il video finisce qui, vi ricordo di lasciare un bel mi piace qualora vi fosse piaciuto. Se così è stato, commentate, condividete, iscrivetevi al canale attivando anche la campanellina delle notifiche e seguitemi su Instagram, simoncini_giallorosso. Ciao a tutti.